Ciao ragazzi, sono Nico. Cavolo, era da un po' che non ci sentivamo effettivamente. Dunque, sì, partiamo col discorso fico. Credi in qualcosa e fai qualcosa, qualunque cosa possa servire. Ho sempre avuto un sogno: raccontare storie, fare amicizie, vivere momenti veri, unici, irripetibili, che rendano la stessa vita un racconto, una trama, un qualcosa di spettacolare. Ci creiamo i nostri ricordi e le nostre esperienze da soli. Non lasciatevi abbattere troppo dai fallimenti, andate avanti. Sapete, vi faccio tutta questa predica ora in questa nuova intro di Vita da Videomakers perché questo è un video molto molto speciale. La mia prova, anzi, la nostra prova, come over, che se ti impegni nel tuo sogno, qualche piccolo traguardo inizia a raggiungerlo. Qualche mese fa abbiamo iscritto il cortometraggio Il cielo sopra di noi ad alcuni concorsi e negli ultimi giorni di ottobre mi arriva la mail più bella e in attesa che potessi augurarmi di ricevere. Sei campioni del mondo! Oh, ok, Nico, stai calmo, sono troppo contento. Freddo, il 12 novembre, lascia tutto quello che stavi facendo. Andiamo a Sanremo! Siamo pronti per iniziare anche questo fantastico viaggio, questo nuovo avventura che ci porterà a Sanremo! È arrivata Giulia. And I still believe it. Didn't I say I would be the one to make you feel this way? Didn't I say I give all I have for you? Didn't I say I would be the one to take away your pain? Didn't I say baby I'll come back for you? È uno schifo. Che è sporca. È bianca in cazzo. Macchie sul materasso. È pieno di capelli. Delle macchie sul materasso quello del divano letto. Poi è pieno di capelli. Cioè non è molto. Vi spiego brevemente. La casa è un tantino sporca. È anche vero che l'abbiamo pagata una cazzata. Quindi naturalmente centro di Sanremo. Casa che non costa un cazzo. Casa che non costa un cazzo. E quindi. Beh ragazzi, una bella. Sono io freddo che guardo. E le disavventure. Giulia è veramente schifata. Non so. Ascolti, se ci dà mentale, arrivo in una casa ed è un po' difficile, nel senso, cioè forse qualche. Ecco, grazie. Ci ridai i miei soldi e andiamo a cercare un'altra casa. E no, ci riporta i soldi e ce ne andiamo. Scriviamo over solo. Sei anche incazzata alla fine. Adesso che facciamo? Mi fa, se ne vada pure e dirò a mio figlio di mettersi in contatto con lei. Ma ci manchiamo. Ok, siamo a Sanremo. Appena arrivati, come avete visto, è già un casino. Abbiamo avuto qualche piccolo disguido con l'alloggio. Ma adesso ci stiamo adoperando per salvare la situazione come sempre. Oh, è tardissimo, andiamo. Andiamo. Di corsa verso il casino. Dopo essere fuggiti dalla casa pelosa, ci dirigiamo dall'organizzatrice dell'evento, Licia, che ci accoglie al teatro del casino. Posto assurdo, sede tra l'altro dei primi festival di Sanremo. Licia è così gentile da trovarci una nuova sistemazione. Così torniamo da Giulia e Bianca e ci prepariamo a spostarci. Dopo essere scappati dall'albergo di merda, stiamo cercando di contattare le altre per spostarci nell'albergo bello ma molto costoso. Un'agila verde acqua. Ok, sono bloccato nella seguente situazione. Freddo è andato su per recidere il contratto con la tipa del primo appartamento che faceva schifo, con i peli nei cuscini, negli asciugamani, tutte le cose possibili e immaginabili, e io sono qui, parcheggiato con le quattro frecce nella sosta per la fermata degli autobus. E siamo qui, abbiamo fatto il trasloco, questa è la nostra nuova camera.
con il pubblico, con il nostro pubblico, con i nostri fan, cioè con mamma, con nonna e tutti i parenti che magari capiranno per sbaglio in un video. Ciao Bianca. Dai, ma è casino, tutti che mi mettono un po' a posto. Ah, scusa. Di qua. Qua c'è freddo e questa è la camera di freddo. Giulia che si leva le doppie punte. Allora vogliamo uscire o no? Quando? No. È quello che mi sento sognare. Essere il terzo in coma. Mentre guardiamo Shakers. Mi chiamo Shaq. Cacchio, ma è già a metà. Purtroppo Nick e Bianca sono irreperibili. Però noi andremo a fare colazione. Eh sì. Guardate quante cose abbiamo preso. Proprio bello. Eccolo finalmente. Buongiorno. Incredibile. Quanto manca? Un'ora. Manca un'ora alla premiazione. Oh cazzo. Chiudi sti ombrelli, chiudi, porta sfiga perché... Porta sfiga! Non piove, non piove! Non piove, non so piove! Manca meno di un'ora alla premiazione. E dobbiamo andare a prepararci e a preparare il discorso. Siamo molto contenti di aver visto. Steno style. Steno, ma secondo te vinciamo? Certo che no. Non possiamo vincere. È possibile. Siamo di Monte San Vito. Eccoli i due James Bond pronti in azione. Dai. Mettilo nel culo. Ma no, si vede. Così è al sicuro. E al... Il telefono è al sicuro. Questa battuta. Ah, vanno pure fiera allora. Giulia in bagno si sta preparando. Giulia! Oi! Sto preparando il discorso, ma non lo so, lì per lì magari non diremo un cazzo perché saremo troppo emozionati. O forse non diremo un cazzo semplicemente perché non si può parlare. Non vinceremo un cazzo. Siamo detto sì. Ma guarda, sono attinta con la testa. Sto cagando il prossimo. Ma mi senti la puzza com'è? Sono emozionatissimo. Cioè, oltre a me un pochino di c'è chiappetta. Vai, mi sarei fatto. Grazie ragazzi, grazie mille.
Oh dai ragazzi, non potete mai presaltiamo, Giulia ascolta Justin Bieber. Ah, dovete sapere questa storia, questo aneddoto molto simpatico. Ieri sera dopo la grande vittoria siamo usciti dal teatro Casino dell'Ariston contenti, entusiasti di aver battuto Max Tortora. Max Tortora. Cioè ragazzi, Alice Bella Gamba. Abbiamo vinto Max Tortora. Abbiamo vinto. No, non abbiamo vinto. Abbiamo vinto il premio Max Tortora. No, abbiamo battuto. Abbiamo vinto su Max Tortora. Sì, no, però no, se, okay, no, se te dici no, abbiamo vinto no, Max okay, Tortora. Sì, non nel senso. Non nel senso che noi portiamo a casa Max Tortora. Quindi tipo c'è i vincitori vinti. Abbiamo vinto Max Tortora. Abbiamo fatto sta che quando stavamo tornando a casa incontriamo delle signore che ci fermano e dicono: oh bravi, bravissimi, voi siete quelli che hanno vinto, complimenti, sei... E poi guardano Giulia e le fanno: ma tu sei bruttissima. Grazie. Poi si è corretto, ha detto: no, ma da sì è meri brutta, visita dal vivo sei meglio. Buongiorno Bianca. Ed ecco che forse tutti gli anni che questo sogno ha richiesto iniziano a prendere forma in qualcosa, in un riconoscimento, in una vittoria. Non è un punto d'arrivo, solo di partenza. Pronti a fare sempre meglio. E dal prossimo episodio si ricomincia a girare, quindi basta vacanze e diamoci sotto. Per chiudere a modo nostro, noi siamo assolutamente sempre qui. Be over. Alla prossima avventura.